Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Pochi giorni fa è stata presentata, come sapete, la nuova Insta360, la One R, una fotocamera, telecamera, action cam, chiamatela come volete, che ha come caratteristica la sua modularità, nel senso che è possibile comporla come vogliamo. Possiamo andare a acquistare una versione di quella fotocamera che ci interessa in quel momento e poi in seguito andare a acquistare i vari componenti per cambiare la sua funzione in base alla situazione in cui ci troviamo, perché questa fotocamera One R della Insta360 è componibile un po' come fosse una scatola di mattoncini della Lego. Ma la cosa che ci interessa a noi, di cui vi voglio parlare io, che in tutte queste versioni che si possono andare a acquistare sul sito, vedete, queste sono tutte le varie versioni. Possiamo andare a acquistare la versione Twin Edition, per esempio, la versione Ink Edition, la versione Expert Edition, cioè tutte queste versioni, la versione 4K Edition, che è la versione, diciamo, classica di una fotocamera, di un action cam, come potrebbe essere una Osmo Pocket o una GoPro Hero, per dire, e poi andare a modificarle in seguito acquistando le lenti per farla diventare una versione diversa, farla diventare una versione a 360 e via dicendo. Ma la cosa che interessa a noi, che volevo farvi vedere, che magari a tanti è sfuggita, è questa: la Arial Edition Mavic Pro o la Arial Edition Mavic 2. Cos'è questa versione di questa Insta360? Perché se vi ricordate, nel video pubblicitario si vedeva un frullatore dove venivano messe dentro action cam, camere 360 e anche un drone, e veniva frullato tutto, e il tutto aveva portato alla Insta360 One R. Ma in realtà il drone cosa c'entrava in quel frullatore? Allora, c'entrava sul fatto che la Insta insiste sul fatto che basta avere un bastone lungo 1,5 metri o 2 metri ed è come avere un drone. Secondo me non è proprio così, però loro spingono molto su questa cosa. Ma ovviamente non contenti anche loro di questo, cosa hanno fatto? Non avendo un drone, non avendo creato un drone, hanno creato un modo per andare a integrare questa Insta360 One R sul Mavic Pro o il Mavic 2. Quindi guardiamo il video, poi lo commentiamo insieme, perché ci sono dei pro e dei contro in questa cosa. Allora, guardiamoci il video insieme. Ok, questo è il video pubblicitario. Vedete che vi viene venduto un kit dove c'è sia il supporto per il drone che le fotocamere, che vanno installate sotto e sopra il drone per creare una lente a 360 gradi. E l'idea, secondo me, non è male, perché comunque si ha un effetto, secondo me, super figo, con delle riprese uniche, perché comunque si hanno riprese che si possono andare a modificare con l'applicazione, il software Insta360, quello che ormai conosciamo tutti, o meglio che tanti conoscono, perché è lo stesso di tutte le Insta360 che ci sono state fino adesso. Ok, il video è molto semplice, lo andiamo a interrompere. Allora, avete visto che c'è questo kit che si va a comporre, anzi adesso lo andiamo ad inquadrare un attimo così lo si vede bene. Vedete che vi viene venduto questo kit, questa struttura, chiamiamola così, dove sia qua sopra che qua sotto c'è la possibilità di andare a mettere le due lenti, che sono queste. Adesso vedete che, perché siccome che nel kit vi viene venduta anche la Insta360, ovviamente One R, la versione quella a 360 gradi classica, chiamiamola così, dove le lenti si scompongono. Se le tenete sul suo supporto, quello diciamo per fare riprese video a terra, le due lenti sono attaccate insieme, se no si scompongono, e vedete che le andate ad inserire qua sopra, una qua sopra e una qua sotto, e qua da parte vengono messe le batterie e il monitor. Allora, cos'è la cosa bella? La cosa bella è che si hanno le due lenti, una sopra e una sotto, quindi una ripresa a 360 gradi senza ostacoli, cioè non è come montare una Insta360 classica sopra o sotto al drone, dove comunque si ha il drone che va ad occupare una parte di inquadratura della fotocamera. Qua invece, avendo una lente sopra e una lente sotto, si va a coprire un'area maggiore di ripresa, e l'effetto è sicuramente bello, perché comunque si possono creare tutti gli effetti che si hanno con una Insta360, e soprattutto avere inquadrature a 360 gradi, cioè quando si va a fare l'editing video con il suo software o con anche software di terze parti, si può creare veramente riprese fighissime, perché si hanno riprese da tutte le angolazioni, quindi andare a prendere porzioni di video, quindi è come avere inquadrature in ogni angolo. La cosa invece negativa che ha, purtroppo, adesso ve la faccio vedere qual è. Allora, vabbè, il prezzo
è di 599 euro, che non è folle, nel senso è folle il prezzo, però non è folle per i prodotti Insta, perché se noi andiamo a prendere la versione Insta 360 classica, nel senso la versione a 360 senza diciamo il kit per il Mavic, che costa 489, quindi diciamo che il kit ci costa circa 100 euro. Praticamente il kit che va a installarsi sopra il drone costa 100 euro, mentre la versione diciamo senza il kit, cioè la versione identica ma senza il kit, costa 489 euro, quindi c'è circa 100 euro di differenza. Ovviamente questa cosa non è che uno l'acquista per fissarla sul Mavic e basta. Uno se ha già l'idea di acquistare questa fotocamera e ha un Mavic Pro o Mavic 2, può scegliere di acquistare questa versione spendendo 100 euro in più e avere la possibilità di fissarlo. Ma cos'è la cosa più negativa? La cosa più negativa, ragazzi, ce l'abbiamo col Mavic 2, perché allora col Mavic Pro non ci sono problemi. Vedete qua, in quest'area qua non c'è cose negative, e vedete, compatibile col Mavic Pro GPS, ed è questa cosa la parte critica e molto negativa, che con il Mavic Pro 2 succede questo: la fotocamera interferisce col GPS, quindi il drone volerà probabilmente senza GPS. E ok, il Mavic 2 vola senza GPS, però uno, perdiamo un sacco di funzioni che ha il Mavic usando il GPS, e anche diciamo la sicurezza di volo che ci dà il GPS. Quindi stiamo volando con un drone che costa 1300 euro o qualcosina in più, più una fotocamera che ne costa 600, quindi siamo a quasi 2000 euro di attrezzatura che sta volando, e sta volando senza GPS. Quindi secondo me Insta qua così ha forzato un po' la cosa, perché cosa succede? Che il GPS probabilmente nel Mavic 2, a differenza del Mavic Pro, è messo in una posizione diversa, e la Insta 360 va diciamo a interferire con il segnale del GPS, quindi lo va ad ostacolare, e il GPS del drone non riceve più il segnale video. Non so se è dovuto alla struttura, alle interferenze che fa la fotocamera, non so da cosa sia dovuto principalmente, ma succede questo. È una cosa che mi succede anche con Autelivo. Con Autelivo ho provato a installare la cam 360 sopra della Insta, ma una volta che andavo a montargli la struttura, a montare la telecamera sopra, il GPS non prendeva assolutamente niente. Come andavo a togliere la telecamera da sopra al drone, istantaneamente il GPS prendeva. Qua con il Mavic 2 succede un po' la stessa cosa, mentre non succede se vedete, infatti qua vedete che è scritto proprio bella chiara, non c'è nessun problema con il GPS. Allora, ragazzi, cosa dire? Io vi ho portato sul canale questa cosa giusto per farvela conoscere, perché magari tanti di voi non la conoscono, magari tanti di voi sono intenzionati ad acquistare questa fotocamera, quindi e hanno già comunque un Mavic Pro, per esempio, che non ha problemi di GPS con questa fotocamera, e quindi magari gli conviene acquistare la versione aggiungendo 100 euro per poterlo installare sul Mavic senza nessunissimo problema. Col Mavic 2 non la trovo una grande genialata, perché vi ripeto, 2000 euro di attrezzatura un po' precaria in cielo, magari anche no. Quindi, ragazzi, il video era solo per portarvi queste novità, perché magari a qualcuno è scappato, qualcuno magari non sa che in questa versione di Insta, dove viene pubblicizzata questa modularità, non viene tanto pubblicizzata questa cosa di questa versione, magari dovuto anche al fatto che c'è questo problema con il Mavic 2, che comunque è il drone attualmente probabilmente più venduto in quella fascia di prezzo e caratteristiche tecniche. Ma c'è questo problemino che non lo riterrei proprio solo un problemino, secondo me è un po' di più, un problemone. Quindi, ragazzi, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate a riguardo di questa idea di Insta, perché è bella l'idea del creare questa diciamo bolla 360 gradi a livello di inquadratura, però con questo piccolo problemino sul Mavic 2 e nessun problema sul Mavic Pro. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se qualcuno di voi l'ha acquistata o se qualcuno di voi ha intenzione di acquistarlo. Quindi scrivetemi cosa ne pensate voi. Spero che questo video informativo, giusto per tenervi informati su cosa arriva sul mercato, perché veramente a livello di droni in questo periodo c'è un fermento esagerato. Quindi anche questo fa parte del mondo dei droni, soprattutto quando si parla comunque di droni DJI. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se va. E ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una novità, una recensione, un testo, un tutorial. Ciao!